C'era una volta, nella Maiori, di tanto tanto tempo fa, una principessa smemorata. No, non me lo ricordo, mi dispiace, passa un altro giorno. Guardie, portatelo via! Lei deve pur ricordare almeno un ciottolo della sua terra, di cui sarà sovrana, e per il bene di tutti, ma specialmente per il suo. Quello che rese la principessa così accadde pochi anni prima. Una mattina la principessa, per pura distrazione, scivolò e sbattendo la testa perse la memoria. Ma torniamo a noi. Il giorno seguente una rappresentanza del popolo si presentò a corte. Sua maestà ci sta di nuovo a Mon che si è portato pure alla tagenda. Mo sento che lo sa da fuori così non era bellezza. Guardie, avete lasciato rientrare questo misero frate? E cosa vogliono da me tutte queste persone? Ci lasci spiegare. E va bene, spiegati. Però fa in fretta, a breve dovrò fare il mio riposino di bellezza. Se ce lo permette, saremo lieti di accompagnarla in giro per il nostro paese affinché lei possa ricordarlo o perlomeno conoscerlo nuovamente. Se no, come può governare? Vede, io sono del parere che la bellezza è custodita nei cuori di un popolo. Mi perdoni, non nei riposini che lei fa il pomeriggio. La bellezza è nella tradizione di un paese, nei paesaggi che lo ospitano. Nei suoi profumi. Nei suoi sapori. E temo fortemente che se lei non si sbriga a conoscerli, sarà una persona... brutta? Vuota, esatto, brutta. Se le piace di più, o meglio, se le piace di meno. Oh santo cielo, mi avete convinta. Verrò con voi. Grazie, principessa. Saremo lieti di accompagnarla in questa meravigliosa passeggiata. Principessa, queste sono le reti che pescarono la Madonna Nera, che è venerata dai maiorisi come Santa Maria a mare. E da quanto tempo non vedeva il mare? Da quando non respirava a pieni polmoni il profumo delle onde. Il mare è un bene essenziale. Pensate che fin dall'antichità siamo stati grandi mercanti, per non parlare della sua divina bellezza. Ma io non ricordo niente. Ecco, principessa, ecco i nostri meravigliosi terrazzamenti. Ma veramente non ricordate niente? Questo è l'oro giallo della nostra terra, coltivato su questa meravigliosa opera che sono i terrazzamenti. E che dire del folklore? Ad amore non vorrà veramente. Ma io non ricordo niente. E fu così che il popolo fece l'ultimo tentativo, facendo assaggiare alla principessa i sapori storici della tradizione maiorese. Ai suoi giorni, la principessa. Ora sì che ricordo tutto, quanto è buona e quanto è bella la mia terra! E da quel giorno la principessa non dimenticò più la bellezza delle sue origini.